bravo l'incontro. Buonasera a tutti e benvenuti. Io sono Patrizia Losciuto e sono vicepresidente dell'associazione Zero Waste Italy. Questo è il secondo incontro organizzato di questo corso di formazione sulla tutela ambientale dal titolo Merendine, plastiche e imballaggi. Patrizia, non ti vediamo più. Ci siamo con la presentazione? Sì, ora sì. Ok. Sì. Merendine, plastiche e imballaggi che presenterò insieme a Alexandra Onorato. Che cos'è l'imballaggio? Affrontiamo i diversi argomenti oggi. La fase dell'imballaggio riguarda tre fasi del sistema di produzione lineare: la lavorazione e produzione degli imballaggi con le quali le aziende di produzione devono confezionare i loro prodotti, lavorazione più distribuzione attraverso una logistica con lo stoccaggio nei magazzini e in seguito la disseminazione nei punti vendita. In seguito saremo noi, acquirenti, che compreremo questi prodotti e li consumeremo. In seguito questi prodotti, dopo, nel momento post-consumo, resteranno o diventeranno scarto e rifiuto e le amministrazioni organizzeranno il sistema di raccolta di questi imballaggi. Ma che cos'è l'imballaggio? Quando parliamo di imballaggio ci riferiamo a una serie di materiali e confezioni che hanno il fine di proteggere e salvaguardare una merce, sia una materia prima che un prodotto finito durante tutte le fasi successive alla produzione. Ma l'imballaggio deve rendere anche appetibile quel prodotto, attirare noi consumatori e qui si aggiunge la funzione del marketing, incorporare cioè nella confezione la sua pubblicità. Avete certamente sentito parlare del packaging. È una prospettiva estetica e commerciale dell'imballaggio che serve a rafforzare l'immagine di un prodotto e renderlo appunto accattivante all'acquisto. A volte non ci ricordiamo il nome di quel prodotto, ma ci ricordiamo l'imballaggio, il colore, la scritta ed è immediatamente riconoscibile. Sappiamo che il migliore imballaggio è creato dalla natura perché è un imballaggio biodegradabile. Prendo l'esempio dell'arancia, il materiale di cui è composto il suo imballaggio, la scorza, è totalmente biodegradabile e in parte anche riciclabile se noi pensiamo ai canditi, come vengono trasformate appunto queste scorze. Ecco, un vero imballaggio dovrebbe rispondere a queste esigenze, soprattutto la biodegradabilità e il riciclo. Buonasera da Lucca, sono Alexandra Onorato, faccio l'altra parte. Normalmente lavoro nell'ambito del turismo come guida ambientale e guida turistica e da più di un anno collaboro come attivista insieme con Rossana Ercolini e il Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori, dove coordino la campagna per le alternative ai prodotti che Rossana ha chiamato la doppia sporca dozzina, ovvero quelli che il sistema non riesce a smaltire correttamente. E dunque eccoci con le merendine, anche esse oggetto dei nostri studi al centro. Vediamo che... Vuoi andare avanti, Patrizia? Grazie. Che per confezionare la merendina si fa uso di ben tre materiali diversi, ovvero la plastica per l'involucro della monoporzione, poi il cartoncino interno e poi l'incarto esterno in un materiale misto che è composto da plastica e alluminio. Al che ci viene la domanda, ah,
A cosa servono gli imballaggi? Servono a contenere il prodotto. Servono a garantire l'integrità del prodotto, ovvero che il prodotto non si frantumi, non si rompa. Servono a ridurre gli sprechi, consentendo al prodotto di durare nel tempo e di prolungare la shelf life, che sarebbe la vita nello scaffale. Servono anche a garantire comfort durante il trasporto e lo stoccaggio, basandosi su caratteristiche quali la leggerezza, l'imballaggio deve essere anche resistente e maneggevole. E naturalmente per promuovere il marchio o, come viene chiamato in inglese, il brand. Se osserviamo a destra, qualsiasi marchio che noi vediamo, riusciamo subito a capire di cosa si tratta. Andiamo avanti. E anche a indicare dove l'imballaggio deve essere differenziato. E questa parte è spesso molto complicata da individuare. Negli esempi presentati si trova sul retro della confezione, puoi andare avanti Patrizia con la slide, è un aspetto che è previsto normativamente sin dal 2006 in Europa e dice che tutti gli imballaggi devono essere etichettati per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi stessi. Poi c'è anche l'obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati. E lo vediamo nel prossimo esempio, che l'incarto esterno e quello della monoporzione devono essere smaltiti nella plastica, mentre la parte interna, stiamo sempre parlando delle merendine, che in cartoncino deve essere smaltito nella carta. Ma quanti tipi di imballaggio abbiamo? Per la normativa gli imballaggi sono di tre tipi: imballaggio primario, imballaggio secondario e imballaggio multiplo. L'imballaggio primario intendiamo il packaging che contiene o racchiude direttamente i prodotti, entrando in stretto contatto con essi. Imballaggi che proteggono le bibite, ad esempio le lattine, i biscotti, la pasta, ciò che noi acquistiamo si chiama imballaggio primario. Questo tipo di imballaggio va nella raccolta dei rifiuti solidi urbani. Poi abbiamo l'imballaggio secondario, contiene le unità di prodotto che acquistiamo noi, ad esempio il cartone che contiene un insieme di bottiglie di vino, costituiscono un imballaggio secondario. Le cassette di pomodoro trasportate per essere poi vendute dal fruttivendolo, la frutta, la verdura, anche questo tipo di imballaggio va nella raccolta di rifiuti solidi urbani. E poi abbiamo l'imballaggio terziario. Questo tipo di imballaggio serve alla logistica sia dei trasporti che degli stoccaggi nei magazzini, nei vari magazzini o in apposite aree. Ad esempio il pallet, gli scatoloni in cartone, il polistirolo e il legno. Questo tipo di imballaggio deve essere ritirato da un circuito a parte fatto dai distributori e non rientra quindi nel circuito dei rifiuti solidi urbani. Ad esempio, faccio un esempio, le cartiere incaricano un imprenditore della logistica e i loro pallet o grandi scatoloni con i quali distribuiscono i prodotti saranno poi recuperati da loro stessi. Se per caso dovessero danneggiarsi, questi imballaggi diventano rifiuti speciali. Ma di che materiale sono fatti gli imballaggi? Abbiamo l'alluminio, il cartone, la carta, lo sapete sicuramente, tutti fate attenzione, il vetro, la plastica, anche perché siamo chiamati poi a differenziarli, il legno, il tetrapack, l'acciaio, pensiamo alla banda stagnata proprio per contenere per esempio i ceci, i fagioli, le acciughe, il tonno, ma ci sono gli imballaggi anche che creano un problema nel sistema di digestione dei rifiuti, chiamati così,
i poli accoppiati. I poli accoppiati come il blister, cioè che hanno più materiale insieme, che è quel, diciamo, quell'imballaggio per le medicine o anche per le gomme da masticare, ma anche quell'incarto esterno della merendina e delle patatine. Ecco, come è organizzato? Cosa succede una volta che i materiali degli imballaggi sono stati differenziati? C'è un sistema di ritiro in Italia e del trattamento degli imballaggi, i consorzi di filiera. In Italia esistono consorzi di filiera che aderiscono al CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi. Garantiscono il ritiro e il trattamento degli imballaggi dopo il consumo. In Italia abbiamo 8 consorzi, vi ho messo qui i loghi: Comieco, Imballaggi Cellulosici, Coreva il Vetro, Cial l'Alluminio, Corepla la Plastica, Ricrea l'Acciaio, Rilegno il Legno, e poi abbiamo un nuovo consorzio, Biorepac, e il nuovo consorzio per la gestione degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Brevemente, il CONAI è stato istituito in Italia con un decreto legge 152/2006 che obbliga gli associati, cioè i negozi, i produttori, a finanziare un sistema di ritiro per una quota a parte. Facciamo il paragone con l'Europa. In Europa, nel resto di Europa, coprono il 90% delle spese e in Italia si arriva all'incirca al 30%. Ecco, il 70% cade sulla responsabilità estesa del produttore, Extended Producer Responsibility, EPR, nel quale approccio un produttore di un bene che crea un prodotto è responsabile anche nella fase post-consumo, ovvero nella gestione di quel prodotto diventato rifiuto. Ecco, qui vi ho messo questa slide velocemente, che l'ho presa dal sito del CONAI. E cosa succede? Il CONAI ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori di imballaggio i costi della raccolta differenziata, del riciclo e del recupero dei rifiuti di imballaggi, con la loro quota di associazione, che si chiama CAC, Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio. Questa è una forma di finanziamento. Sulla base di questi fondi, il CONAI allora organizza piattaforme, sistemi di ritiro e di valorizzazione e di remunerazione e paga i materiali che vengono raccolti. Ecco, questo aspetto è molto importante. Il ritiro e la remunerazione sono fondamentali e sono gestiti da un accordo tra l'Associazione Nazionale Imballaggi, il CONAI, e l'ANCI, che è l'associazione, come sicuramente sapete, nazionale dei comuni italiani. Questo accordo viene rinnovato ogni 5 anni. Ma come avviene la remunerazione? Avviene, questo aspetto anche molto importante, sulla base della presenza di impurità. Se un materiale è sporco, ad esempio, un imballaggio viene raccolto, viene, diciamo, differenziato ed è sporco, è pagato meno, e allora sarà il comune o la municipalizzata che paga la piattaforma che lo separa. Bisogna quindi avere un sistema di raccolta che favorisca la purezza merceologica, e in Italia noi siamo davvero specializzati nel sistema di raccolta porta a porta. È un sistema che permette una buona raccolta selettiva e permette anche il minimo di impurità. Dipende sicuramente anche molto da noi cittadini. Ad esempio, l'alluminio viene pagato fino a 600 euro a tonnellata, la plastica, che è considerata in fascia A, fino all'8% di impurità viene corrisposta 280 euro, fino al 18% di impurità 180 euro. Se si va oltre, se è una plastica molto sporca, sarà il comune a pagare. Quindi bisogna stare molto attenti non solo alle percentuali di raccolta differenziata, ma soprattutto alle impurità. Sì, e dunque tutte queste informazioni ci interessano e vengono studiate nel centro di ricerca Rifiuti Zero di Capannori.
che è nato nel 2010 per volontà di Rossano Ercolini ed emanato dal comune di Capannori. Capannori è un comune in Toscana, in provincia di Lucca. E nel centro si studia il rifiuto urbano residuo, il cosiddetto RUR, e in particolare i prodotti e i materiali che finiscono nell'indifferenziato. Nella foto a destra, se mi torno indietro, vedo anche a Rossano analizzando il rifiuto. Patrizia, grazie. Si riconosce a Rossano che sta analizzando il rifiuto residuo in una stazione ecologica qui di Capannori. E veniva analizzato sempre da Rossano una a due volte al mese fino all'inizio della pandemia. E ora sì, possiamo andare avanti. Vediamo qui alcuni esempi di prodotti che creano un grande danno all'ambiente, per esempio gli accendini monouso, i pannolini, i chewing gum, i prodotti per l'igiene orale, quali spazzolini da dente e tubetti di dentifricio, ma anche i rasoi usa e getta, e sono veri e propri errori di progettazione industriale. E dunque nel centro di ricerca cerchiamo delle alternative più sostenibili per l'ambiente. Se andiamo avanti, qui, come dice Rossano, perché Rossano è saggezza, non diciamo solo no, ma proponiamo tanti sì. E si può festeggiare anche senza. Ops, si vede il mare, che bello! Non so cosa sia successo. È casa tua. No, il computer, semplicemente. Ah, eccolo. Viva la tecnologia! E comunque si può festeggiare anche senza le plastiche monouso e in questo caso specifico l'abbiamo fatto lo scorso 3 di luglio brindando al addio delle plastiche usa e getta. Ecco, il centro di ricerca ha portato avanti due casi studio che vi illustro, le capsule del caffè nel 2010 e il brick per Ispe nel 2019. L'attività del centro quindi ha sollevato delle problematiche degli imballaggi poli accoppiati, imballaggi che non possono essere differenziati e quindi riciclati perché sono fuori dalle remunerazioni dei consorzi e quindi devono andare nell'indifferenziato. Ecco, vedete come è stato anticipato prima da Alexandra, la prima fase, cosa avviene? Prima della pandemia si facevano queste visite nella piattaforma Salanetti vicino Capannori a visionare i lotti. Alla prima fase, i lotti di rifiuto indifferenziato da utenze domiciliari, commerciali e produttive e si analizzano questi scarti. Ci si è accorti che una grande maggioranza era presente questa capsula monouso, usa e getta, che non si può, perché è un materiale poi accoppiato, che non si poteva, siamo nel 2010, differenziare. Allora, la terza fase è stata quella di interloquire, questo è molto importante, con il produttore e quindi è stata scritta una lettera aperta per chiedere che questo imballaggio sia sostituito con un imballaggio compatibile con l'ambiente. È un momento importante di interlocuzione con l'azienda. È importante che l'azienda abbia un feedback dei cittadini, dei suoi consumatori e fare sempre al meglio. Ecco, è qualcosa che potete fare anche voi. Se qualcosa non va, se vedete un imballaggio che non potete differenziare, potete scrivere una lettera e anche se l'azienda non risponde, metterci in copia e lavorare verso questo discorso di interlocuzione e di dialogo per trovare insieme delle soluzioni. È un percorso che ha portato a questo svolgimento. Abbiamo iniziato nel 2010, nel 2011 c'è stato un incontro tra il centro ricerca, l'AIPA, che è l'associazione industriali del settore alimentare, e il Politecnico di Torino per trovare delle soluzioni. Fino al 2015
c'è stata una risposta della parte dell'azienda produttrice che ha proposto le capsule compostabili, sicuramente le conoscete, e da lì sono iniziate diverse proposte da designer industriali che hanno anche proposto le capsule compresse, le capsule riutilizzabili fino a 300 volte e via dicendo. Da questo caso studio molto curioso è nata una startup che coltiva i funghi dai fondi del caffè. Vi ho messo soltanto questa slide, il nome della startup Funghi Espresso, potete cercare su internet e incuriosirvi perché è un percorso molto interessante. E velocemente il caso studio del brick per il tè, vedete, abbiamo notato che diversi di questi imballaggi erano nella natura, nei parchi, pochissimi nei cestini dell'indifferenziato. Allora sono state inviate le lettere all'azienda produttrice e fino ad arrivare al 2021 che c'è stato questo incontro online in cui c'è stato riferito che si sarebbe trovato entro il 2025 una soluzione per sostituire questo imballaggio. Perché sono importanti, come dicevo prima, questi casi studio? Perché portano avanti un percorso di empowerment, un processo di riconquista delle nostre potenzialità di cittadini. Noi possiamo rivolgerci e dialogare con le aziende produttrici e fare la nostra parte. Questo è possibile, perché questo serve ad attivare l'attività estesa del produttore. E non solo, ci sono tante altre alternative di prodotti rispettosi dell'ambiente. E al centro di ricerca di Capannori abbiamo creato l'anno scorso la vetrina dei prodotti rifiuti zero. E al momento ne fanno parte più di 60 prodotti realizzati da 16 produttori diversi. La vetrina è in continua crescita e se siete interessati vi invito a seguirla anche sui nostri canali social Facebook e Instagram. E qui vedete alcuni prodotti presenti in essa. Per esempio a sinistra i vasi biodegradabili per le piante, sono vasi, sembrerebbe un cartoncino, in realtà sono realizzati in fibra di legno. O abbiamo anche le mascherine chirurgiche che sono lavabili, abbiamo anche pannolini lavabili, a sinistra in basso le palette da caffè, e gelato che sono in carta però rivestite con un vetro liquido. Questo è una nuovissima creazione, è una nanotecnologia, questo viene chiamato quarzo, questo vetro liquido, ed è molto innovativo e molto utile perché potrebbe sostituire tante plastiche sottili strati che ci sono anche per esempio nelle carte, negli involucri dove oggigiorno mettiamo i prosciutti, gli affettati, i formaggi e così via. Poi nella vetrina abbiamo anche l'involucro in cotone e cera d'api, che è una validissima, che serve per coprire per esempio gli alimenti, anche un panino per i bambini, e per la scuola, ed è una validissima alternativa al cellophane. E anche prodotti solidi per l'igiene, quali saponi, shampoo, balsamo e via dicendo. Ma ci sono tanti altri, se siete interessati potete consultarli nel nostro sito. E concludo il mio intervento annunciandovi una primizia, perché a breve lanceremo il bando per il concorso nazionale del prodotto Zero Waste dell'anno. Ed è un concorso rivolto in particolar modo a quelle aziende che si stanno caratterizzando già ora per le loro innovazioni, dei loro prodotti, ovvero che sono prodotti più durevoli o riciclabili e o compostabili.
In questo concorso verranno premiati 10 prodotti ed uno in particolare sarà scelto tra i 10 vincitori e segnalato come prodotto Zero Waste dell'anno. E la premiazione si terrà a metà d'ottobre quest'anno presso il Parco Scientifico di Capannori, dove il centro di ricerca ha anche la sua sede. E vi ringraziamo molto per la vostra attenzione e rimaniamo a disposizione per interventi che vogliate fare o eventuali domande. Grazie. Grazie. E se riesci a vedere nella chat, magari. Io ho interrotto la condivisione. Vedi ancora il mio computer? No, non lo vediamo. Ok. Allora, sto guardando la chat e vedo tutte le email. Sì, c'è in realtà una domanda da Silvana Arietti, che chiede se le videocassette sono compostabili nella plastica o se devono finire nell'indifferenziato. Allora, la videocassetta non è un imballaggio. E, questo per motivi normativi, il Consorzio Nazionale Imballaggi recupera soltanto gli imballaggi dei prodotti. La cassetta, musicassetta intende, non è un imballaggio, è un prodotto in plastica. Quindi sicuramente esiste un sistema di raccolta, però non va nel sistema dei rifiuti solidi urbani, di raccolta dei rifiuti solidi urbani, e quindi purtroppo va nell'indifferenziato. Vedo che è presente Rossano Arcolini, se vuole aggiungere qualcosa su questo argomento, sulla differenziazione delle musicassette, forse potrebbe intervenire. Forse bisognerebbe sbloccare l'audio di Rossano Arcolini, se desidera dire qualcosa a tal proposito. Mi sentite? Sì. Buonasera. Sì. Sì, grazie Patrizia. Sì, la domanda tra l'altro mi coinvolge perché in questi giorni le mie colleghe della scuola media stanno rigenerando la biblioteca, la stanno aggiornando e quindi mi stanno tempestando di telefonate per chiedermi dove vanno le videocassette, quelle che ormai ci sembrano strane, ma che appena negli anni 90, fine anni 90 e anche inizio 2000 usavamo tutti. E ecco, queste cassette io le porterò ai centri del riuso, laddove sono, perché come giustamente diceva Patrizia, purtroppo non sono imballaggio e quindi non possono, anche se sono in buona parte costituite da materiale plastico, non possono essere riciclabili, non per motivi merceologici ma per motivi normativi. I consorzi di filiera, in particolar modo il Corepla, il consorzio del recupero della plastica, afferma sempre: ma noi paghiamo solo, quindi loro tirano fuori i soldi e non vogliono tirar fuori i soldi per ciò che non gli compete, quindi loro tirano fuori i soldi, coprono le spese degli imballaggi. Quindi i centri del riuso, oppure degli amatori direttamente,
oppure ancora potrebbe essere fatto un accordo anche con le stazioni ecologiche, soprattutto in quanto potremmo chiedere, essendo in parte legate a dispositivi elettrici ed elettronici, no? Le famosi dispositivi che ci permettevano di vedere le videocassette, ecco, potreste fare un accordo con loro, però è un materiale critico, credo che comunque, essendo anche copiosamente diffuso, ci dobbiamo attivare per evitare che vada totalmente a smaltimento, anche perché comunque sono videocassette che ancora sono del tutto utilizzabili. Quindi perché? Il mio consiglio è stato: quelle che è possibile mantenetele anche nella biblioteca, e mantenete anche il vecchio videoregistratore, perché magari ci sono cassette che hanno documentazioni che sono tutt'oggi molto valide, che quindi perché dover gettare nella spazzatura, insomma. Scusate, ho fatto in modo che chiunque voglia fare una domanda adesso può togliere il muto e porre le domande. Nel frattempo Sara in chat chiede se è giusto mettere le cassette in legno per frutta e verdura nel verde e ramaglie. Sarebbe il caso, dico, poi Rossano può completare se desidera, sarebbe il caso di riutilizzarle sempre prima di liberarci di qualcosa, riflettere un po' sul riutilizzo, è un passo importante. Se sono davvero rovinate e non si possono più usare, allora a questo punto si possono spezzettare e possono andare nel verde. Se vuoi aggiungere qualcosa, Rossano, a tal proposito. In realtà scusate. A proposito di videocassette, per concludere il discorso, visto che ad Aosta noi raccogliamo il multimateriale e dunque non solo dei contenitori, degli imballaggi, ma anche dei piccoli oggetti in plastica, secondo voi è possibile classificarlo multimateriale, anche se il nastro probabilmente non è plastica? Multimateriale è considerato un imballaggio dei prodotti che acquistiamo, dove all'interno c'è un prodotto, come ad esempio le medicine. E quello è un prodotto già bello e fatto, e quindi se ho compreso bene la domanda, perché non è considerato poliaccoppiato, pur essendolo. Penso che la soluzione del riuso sia la migliore. In chat c'è un commento di Federico, che dice che c'è ancora da parte di molte aziende la tendenza a utilizzare imballaggi con fogli accoppiati. Oltre a non dare un messaggio positivo all'azienda che lo utilizza, non è spesso anche una modalità più costosa rispetto a un imballaggio fatto con materiale completamente riciclabile, ad esempio il cartone? È un'osservazione giusta e certamente noi possiamo davvero ridare la responsabilità ai produttori.
e far notare questa riflessione che è stata fatta, e bisogna rivolgersi a loro: perché? Perché non agite in un modo che i vostri prodotti possano essere compatibili, ecosostenibili? Perché sono loro che devono rispondere, no? È la loro responsabilità. E oggi sempre di più ci sono aziende, e noi siamo sempre alla ricerca, che hanno questa sensibilità, non fanno un greenwashing, non è un'apparenza, ma è davvero sempre una tendenza, perché dobbiamo farlo, e dobbiamo farlo, lo devono fare adesso. Chiedo scusa, quindi integro la mia domanda precedente. Da un punto di vista invece normativo, esistono comunque delle leggi che in qualche modo impongano alle aziende di utilizzare degli imballaggi che siano quanto più possibile, insomma, riciclabili e sostenibili? Perché mi pare di vedere, insomma, facendo spesa normalmente, che in molte situazioni anche prodotti, insomma, che comunque potrebbero essere imballati, diciamo, solo con cartone, per dire, eppure si utilizzano delle confezioni che magari contemporaneamente hanno la plastica, hanno il cartone, e questi materiali non sono, almeno dall'utente, non sono separabili direttamente, e quindi poi bisogna buttarli per forza nell'indifferenziato. Quindi da questo punto di vista esiste una, in qualche modo, una spinta anche da parte dello Stato affinché si vada in questa direzione? Non esiste un obbligo. C'è la direttiva europea che dà delle indicazioni sul andare verso l'economia circolare, e quindi passare dal sistema lineare di gestione delle risorse che ho mostrato all'inizio a un sistema circolare, dove tutto ciò che viene diciamo messo in commercio deve ritornare e deve essere recuperato e poi riutilizzare questi prodotti. No, è una responsabilità delle aziende. Certamente bisogna fare tanto, bisogna impegnarsi, però ecco, non ci sono delle sanzioni in tal senso. Posso aggiungere, in effetti è il produttore che dovrebbe essere responsabile di quello che lui produce, e dovrebbe veramente disegnare degli imballaggi che siano sostenibili per l'ambiente. Noi come consumatori possiamo essere più attenti e consapevoli di quello che stiamo acquistando, e privilegiare prodotti che hanno un imballaggio più sostenibile e che sia riciclabile o compostabile. Perciò è da entrambi i fronti che si deve fare qualcosa. L'Europa purtroppo si muove lentamente. Dal 2006 abbiamo questa direttiva, la normativa, che nell'imballaggio ci deve essere scritto di che materiale è stato prodotto e come smaltirlo. Però il grandissimo problema sono i poliaccoppiati, che si sta passando dai materiali che inizialmente erano puri, per esempio la bottiglia di plastica, o il cartone o un imballaggio solo di carta, si passa a questi poliaccoppiati, che sono terrificanti, perché non sono, noi consumatori non possiamo differenziarli manualmente, no? E allora noi possiamo scrivere, come aveva detto Patrizia, al produttore, no? E possiamo dire le cose con cui non siamo d'accordo. E se voi lo fate privatamente e poi e ci mettete in conoscenza al centro di ricerca e non avete una risposta, molto volentieri, specialmente Rossano, che è più forte in questo senso,
può intervenire. 80% delle lettere, delle mail che sono partite dal centro di ricerca Rifiuti Zero hanno avuto una risposta. Perciò sì, noi come consumatori, come semplici mortali abitanti di questo pianeta, possiamo dire la nostra voce, possiamo criticare, possiamo pretendere che un imballaggio sia più rispettoso per il bene dell'ambiente e per il bene nostro. Però noi nel nostro piccolo, quando andiamo a fare la spesa, dobbiamo essere anche più consapevoli di quello che compriamo. Ecco, se vediamo un prodotto imballato in un poliaccoppiato potrebbe essere carta insieme a plastica o plastica insieme alluminio, che sono difficilissimamente riciclabili, e optare per un altro prodotto che abbia un imballaggio più rispettoso. Anche noi abbiamo il potere di far cambiare le grandi aziende. Rossano, volevi aggiungere qualcosa? Sì, forse è il caso, anche se quello che è stato detto, che avete detto sia te che Patrizia, è sostanzialmente purtroppo vero, nel senso che al momento, a parte quella lista dei prodotti monouso che è stata messa al bando in sede europea, non ci sono interventi normativi cogenti. Ci doveva essere quella plastic tax, che all'italiana è stata esibita, è stata pubblicizzata prima che entrasse in vigore il bando del 31 luglio del 2021, poi è stata all'italiana di nuovo rinviata, per cui poi noi italiani spesso facciamo tanti discorsi, tante buone intenzioni, ma poi dopo o per una crisi o per un'altra, come sta avvenendo adesso con la questione del si vogliono riattivare le centrali a carbone, c'è sempre un motivo emergenziale per cui le buone intenzioni vengono diciamo mandate in soffitta. Ora, per la verità, almeno per quanto riguarda gli imballaggi cellulosici, doveva entrare in vigore all'inizio del 2021 una nuova ripartizione del contributo ambientale CONAI, del CAC, di cui ha accennato Patrizia. E ora, proprio l'altro giorno, mi hanno telefonato da Comieco Nazionale, con il quale abbiamo stipulato un protocollo di collaborazione per la disseminazione, per l'informazione. Siamo stati definiti un po', diciamo, soggetti di divulgazione di frontiera, perché noi siamo a contatto davvero con il cittadino comune, e il cittadino comune è davvero con gli occhi che girano nelle orbite come nei cartoni animati, perché è difficilissimo capire dove mettere, come differenziare, se differenziare i prodotti. Ci vuole davvero altro che leggere il bugiardino dei medicinali. E allora Comieco ci ha chiesto di collaborare perché possiamo informare insieme a loro in modo sempre più meticoloso e mettere in condizione le persone comuni nella differenziazione e quali sono i problemi della differenziazione. Ovviamente ringraziamo Comieco, che è uno dei consorzi di filiera CONAI più sensibili storicamente, è il primo nato già alla fine degli anni 90, quindi non è un caso che Comieco è il più attento a queste questioni. Ebbene, purtroppo causa Covid, vogliamo pensare che sia solo causa Covid, l'obbligatorietà dell'etichettatura di dove vanno gli imballaggi cartacei è stata spostata alla fine di giugno, ma è stato confermato che a fine giugno tutti gli imballaggi che vanno a finire nella carta saranno etichettati in modo chiarissimo. Quindi, siccome una delle preoccupazioni di Comieco è che
passando dalla plastica, come sta avvenendo, da tutto plastica a tutto carta, il pericolo è che gli imballaggi diventino in realtà non tutto carta, ma tutto carta mista. E lì allora il Comieco è intervenuto attraverso l'applicazione del test ATICELCA 501, che è la modalità attraverso la quale viene definita la fascia di riciclabilità di tutti gli imballaggi cartacei, ed ha sanzionato duramente, attribuendo loro un CAC molto elevato, quindi chi inquina paga, quegli imballaggi cartacei che hanno un forte tasso, una forte presenza di plastica. Ecco, questo è un esempio, pur non essendoci una normativa cogente, però Comieco ha attivato un percorso che di fatto è cogente, perché è una punizione, è un incentivo, disincentivo economico, per cui qualcosa si sta muovendo. Questo purtroppo non inverte però la situazione che veniva detta giustamente da Patrizia e da Alessandra, che attualmente siamo noi consumatori che possiamo fare la differenza, non acquistando imballi, acquistando sfuso, oppure acquistando imballaggi che sono interamente facilmente riciclabili. Considerate però che oggettivamente l'imballaggio dei prodotti alimentari è delicato, perché deve tutelare la salute e la qualità del prodotto, la salute di noi che acquistiamo, ma anche la qualità del prodotto, che più o meno è la stessa cosa, per cui tutte queste storie rispetto al poliaccoppiato, che di solito è plastica o polipropilene o polietilene più un velo di alluminio, è derivato dal fatto che i prodotti, soprattutto freschi, devono fare da barriera all'ossigeno, perché altrimenti il prodotto decade e si potenzialmente degradando si potrebbe contaminare e pregiudicare la nostra salute. Quindi sono passaggi delicati che non possono essere semplificati. Ecco, naturalmente però dovrebbe essere il legislatore e anche il Green Procurement, perché c'è uno strumento formidabile che è il Green Procurement, cioè incentivare gli acquisti verdi. Già i comuni sono obbligati ad acquistare prodotti riciclabili, anche se sono obbligati, e di nuovo all'italiana non ci sono sanzioni per chi non lo fa, quindi chi non lo fa in realtà non incorre, non viene penalizzato. Quindi andrebbe potenziato il Green Procurement, e poi per esempio nella legge di bilancio di 2 anni fa sono stati finanziati i cosiddetti green corner anche nella grande distribuzione, con un finanziamento però irrisorio, fino a 5.000 euro l'anno per il commerciante, per il soggetto imprenditoriale. Noi chiediamo che invece l'incentivo vada anche all'acquisto, al consumatore che acquista virtuoso, che acquista verde. Dovrebbe essere riconosciuto un minor credito d'imposta, comunque degli interventi fiscali che incentivino, rendendo quel prodotto più competitivo rispetto ai prodotti che sono imballati o che comunque creano una maggior quantità e problematicità di scarto. Quindi ecco, lo scenario è questo. Secondo me tatticamente molto sta nelle nostre mani, nel fare pressione e nel fare acquisti che dimostrino che c'è sempre bisogno, c'è un maggior bisogno, c'è un bisogno crescente di un mercato basato sulle buone pratiche di acquisto, che disincentivi gli imballaggi, in particolar modo quelli che non sono né riciclabili né compostabili. Io di più non saprei cosa aggiungere. Grazie.
In chat c'è Elisa che scrive che tutti i distributori del latte nella sua zona sono stati smantellati causa continui atti vandalici. Ed era così anche per le case dell'acqua. Ma poi hanno inserito tessere prepagate riciclabili in circoscrizione. Non so perché non possa farsi la stessa cosa con il latte. Fatto sta che il vetro è impossibile. Avete trovato soluzioni? Ho chiesto al caseificio che aveva le cassette del latte se fanno almeno in azienda il vuoto a rendere e mi hanno risposto che non hanno i permessi. Allora, siccome vi devo poi salutare, quindi ci saranno Patrizia e Alessandra, ho un impegno, quindi vi auguro di continuare su questo percorso di apprendimento. Ecco, per quanto riguarda la nostra esperienza, è vero, anche da noi, noi abbiamo due centri dove si può andare ad acquistare il latte alla spina. Con il contenitore che ognuno si può portare. Purtroppo uno di questi, tra l'altro la stalla, l'agricoltore allevatore che aveva dato vita insieme al comune a questa iniziativa, era riuscito a superare anche una crisi, aveva aumentato il parco, chiamiamolo così, delle mucche a disposizione. Purtroppo ha subito ripetutamente furti, come purtroppo sento che è uno sport nazionale molto in voga. Mentre un altro rimane. Questi sono, diciamo così, le vie principe, diciamo. È anche vero, però, noi dobbiamo enfatizzare e sostenere anche una tassonomia delle migliori pratiche, quella dei casottini del latte, come delle casette dell'acqua, sono sicuramente iniziative virtuose, però dobbiamo anche avere un piano B, un piano C, un piano D, evitare, insomma, di ridurre, cercare di ridurre il più possibile, marginalizzare l'usa e getta. Ecco, altre strade sono quelle, per esempio, di alcune aziende, ahimè, che non siamo mai riusciti a coinvolgere anche nelle nostre iniziative, che sappiamo esistono in Trentino Alto Adige, dove è stato ripristinato il vuoto a rendere. Addirittura ci sono delle imprese anche di una certa rilevanza che trasportano a decine di chilometri di distanza e usano l'alternativa in policarbonato, una bottiglia riusabile in policarbonato, che è un tipo di plastica, non è il massimo, però è riusabile all'infinito. Poi c'è una nostra amica che abbiamo anche premiato in provincia di Viterbo, che ha fatto una battaglia con ASL, è riuscita a utilizzare di nuovo il vetro. Però, come vedete, c'è questa visione che continua a perdurare, per cui la plastica viene considerata sinonimo di garanzia sanitaria, cosa che non è, perché per esempio se pensiamo al PET, la plastica con cui sono fatte le bottiglie diciamo, di acqua cosiddetta minerale, se vengono esposte al sole, specialmente nella logistica, questi carichi, come dimostrava Patrizia, vengono caricati sui camion, poi scaricati su piattaforme per essere stoccati in magazzini. Nel frattempo che vengono scaricati su piattaforme, magari d'estate, subiscono l'azione del sole e quindi è dimostrato che l'azione del sole scioglie delle sostanze che sono contenute nel PET, per cui non è vero che la plastica ha queste caratteristiche di tutela sanitaria come gli si vuole attribuire. E tra l'altro il vetro non ha problemi da questo punto di vista. È vero purtroppo che in un'Italia che trasporta dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, l'acqua minerale, il vetro si presta male alla distribuzione perché è rigido, perché è pesante, quindi il consumo di carburanti, di emissioni CO2 nella valutazione del ciclo di vita del trasferimento avvantaggia le plastiche. Quindi noi dovremmo, così come con i contenitori per acquistare il fresco, io sono stato recentemente in Svizzera, lì è possibile dovunque acquistare con il proprio contenitore, mentre c'è solo l'esperienza in provincia di Varese, di cui parlammo anche l'altra volta, che sotto la vigilanza dell'ASL, attraverso un progetto pilota, rende possibile questa
questa alternativa posta nelle mani del cittadino volenteroso. Ecco, quindi anche lì purtroppo dal basso le cose si muovono e anche l'Europa ci spinge in quella direzione. Però devo dire che in Italia dall'alto il legislatore, il Parlamento, anche i consigli regionali, le giunte regionali non ci aiutano granché a muovere la situazione sul piano giuridico, e spesso il piano giuridico ci mette bastoni tra le ruote immotivatamente, anche se noi non vogliamo semplificare, soprattutto l'imballaggio per il cibo è una questione delicata, perché poi ne va della salute di noi tutti, consumatori, a partire dai più fragili che sono i bambini. Ecco, io vi saluto e vi lascio nelle ottime mani di Alessandra e di Patrizia, quindi buon proseguimento. Avete visto, è un personaggio che ci carica sempre di ottimismo e di andare avanti. È super motivante ascoltarlo. Leggo un messaggio, se mi posso permettere, Caroline, come trasmettere questi contenuti ai bambini. Mi dispiace che Rossano sia andato via perché lui è un maestro elementare. E sta facendo il progetto Terra Maestra, se cercate su Vimeo c'è il video proprio di questo spettacolo che è stato fatto con i bambini e per i bambini. E come trasmettere questi contenuti ai bambini è sicuramente coinvolgendoli con i linguaggi artistici, per esempio in questo progetto si è fatto il teatro delle ombre, per raccontare, per sensibilizzare e toccare veramente nel cuore. Noi dovremmo evitare di spaventarli, perché l'ansia, la preoccupazione del riscaldamento globale, gli tsunami, dei cambiamenti che avvengono nella nostra natura è da più parti. I bambini sono come delle spugne e ne risentono, quindi il mio consiglio è sicuramente quello di coinvolgerli attraverso molta sensibilità, e l'arte è sicuramente uno strumento molto efficace, e affiancato alle tematiche che si sviluppano diciamo nelle varie materie sicuramente, no? Il mio consiglio è questo, tanti progetti sono fatti, io direi più coinvolgimento, più essere protagonista che essere lì e ascoltare o semplicemente allarmare. Il no deve essere affiancato al sì, non buttare la carta per terra, bisogna superare, secondo me, per quello che penso, tutto questo. Allora magari fare dei buoni esempi su quello che esiste, le buone pratiche, come possiamo fare per il meglio. Sicuramente tutto questo può aiutare ad approcciare i bambini, è il mio parere. Diciamo, mi volevo riallacciare un pochettino a questa domanda sui bambini, visto che io ho dei bambini un po' più grandi che stanno seguendo la conferenza, sono molti ragazzi in età, insomma, adolescenziale che stanno seguendo appunto questa conferenza. Allora, prima voi dicevate appunto del fatto sugli imballaggi di segnalare direttamente alle aziende quando un imballaggio non è conforme, diciamo, a certi criteri. È possibile avere magari qualche consiglio da questo punto di vista, cioè come spingere un ragazzo che avesse questo tipo di sensibilità, ma anche un adulto chiaramente,
per dire, ci sono gli imballaggi che magari una persona non facilmente, cioè non è detto che sia sicura che quell'imballaggio sia poi effettivamente riciclabile o non riciclabile. Quindi ad esempio come si può riconoscere che quell'imballaggio non è riciclabile e quindi far poi presente all'azienda che quell'errore di progettazione. Se ci potete magari dare qualche consiglio che magari come scuola proviamo anche a metterlo in pratica. Beh, sicuramente Alexandra ha mostrato prima individuare nel sacco grigio, no? Rossano fa proprio nella sua classe questa lezione di rifiuti in cattedra che è stata un po' accennata l'altra volta, in cui si analizzano davvero, si osserva il materiale e si comprende che materiale è. Poi ci sono quelle informazioni che ha citato prima Alexandra che ci indicano come è possibile riciclarlo o come, oppure va nell'indifferenziato. E mi fa pensare anche un'altra azione che è stata fatta proprio dalla classe dei bambini di Rossano, è stata scritta una lettera alla BIC, perché queste penne, scusate, ho citato il nome dell'azienda, casomai mettete un bip nella BIC. E diciamo che non si può riciclare, è una penna che va nell'indifferenziato, perché anche se in plastica non è riciclabile, non è un imballaggio. Ebbene, ancora non ci sono state le risposte, però ecco, osservare il momento in cui noi acquistiamo, questo è importantissimo, scegliere, noi abbiamo un grande potere, il potere di scegliere i nostri acquisti e capire, poi quegli imballaggi, può essere anche un gioco, quegli imballaggi che non si possono, che pensiamo i poliaccoppiati, pensiamo possiamo prendere contatto, scrivi, magari metteteci in copia, centrorifiutizero@gmail.com e possiamo anche noi aiutarvi, intervenire. Io credo che sia interessante muoversi sotto questo punto di vista. I ragazzi possono avere anche molta più creatività rispetto a noi e molta più spinta rispetto a noi adulti. Non penso che ci voglia tanto, ci vuole uno spirito di osservazione, anche poi su internet sono tantissime informazioni sui materiali, capire che tipo di materiale è, analizzarli, studiarli. Beh, può essere un percorso stimolante, penso. Quello sicuramente, però so ad esempio che esistono delle applicazioni che in qualche modo permettono, cioè inquadrando ad esempio il codice a barre, in qualche modo identificano il materiale di cui è composto l'imballaggio di quell'oggetto. Oppure, insomma, non so se avete modo di consigliarci qualche piccolo strumento con cui poter fare un lavoro di questo tipo. Allora, a me viene da pensare facile, qualsiasi cosa che uno usa una sola volta e poi la getta nei rifiuti, già non va molto bene. Si dice sempre che il miglior rifiuto è quello che non si crea. Perciò se c'è un imballaggio già ci poniamo il problema perché creiamo il rifiuto, anche se facciamo la differenziata, pensate che fino al 50% della plastica può finire nell'inceneritore in Italia, no? Che non è la soluzione al problema. Perciò si pone tutto alla base. Non andiamo a cercare il rifiuto che dopo noi stessi non riusciamo a smaltire. E quello è la plastica. Il problema
sono gli appoggi accoppiati, che è un problema aggiunto a quello che avevamo già prima. Poli accoppiati si identificano facilmente perché sono per esempio gli imballaggi di tante merendine, l'incarto esterno, quello che è un po' brillante, perché è fatto da plastica e alluminio. È sempre per quello che ha detto Rossano, perché non attraversi la luce, perché non entri l'ossigeno, per proteggere il prodotto. Però quelli poliaccoppiati sono un grandissimo problema. Per esempio tutti i cracker sono fatti da un poliaccoppiato. Le patatine, le buste delle patatine sono fatte con un poliaccoppiato, che è sempre la plastica insieme all'alluminio. Se ha tutto quello che luccica, non è oro. E rendere presente a un bambino che anche le cose devono durare nel tempo, come dura un'amicizia, come dura la famiglia, come dura la casa, come dura il toiletto. Anche un semplice alimento lo mangi, però dopo l'imballaggio, se ti rimane lì, è dentro un museo, non è una cosa per sempre. Un esempio a casa mia, anche io ho due figli, i miei erano terrorizzati, perché quando gli dicevo mia figlia gli piaceva mangiare il gelato lo yogurt, e mi tornava con la vaschetta, quella di plastica rossa o blu, e io la lavavo in casa e gli dicevi: guarda, lo puoi solo mangiare se torni con questa vaschetta e ti fai mettere il gelato o lo yogurt in questa vaschetta. E gli dici al produttore, al venditore, alla gelateria, che tu paghi ugualmente il prezzo, anche come se ci fosse la vaschetta. Io non so se mia figlia l'ha fatto o avrà buttato via di nascosto quel barattolino. Fatto sta che si possono fare tante piccole cose e rendere presenti ai bambini che è il nostro pianeta, perché sporcarlo, si vede già che i nostri mari sono pieni di plastica. Non vogliamo terrorizzare i bambini, però possiamo farli coscienti di quello che compriamo. Vogliamo la Coca-Cola, va bene, la compriamo in vetro, costa di più, pesa di più, sì. Però diamo già un messaggio, anche ho detto anch'io un marchio che non dovevo dire, fatemi il beat dopo, però lanciamo già un messaggio che non vogliamo l'imballaggio che in plastica usa e getta. Se il problema è la fonte, non creiamo il rifiuto. Ecco. Mi sono permessa, ho visto una domanda che è stata fatta sui pennarelli. Che lavora in una scuola materna e vengono gettati tanti pennarelli. Io riciclo i tappi, ma se tolgo la cartuccia posso riciclare anche la plastica del pennarello? È uno sforzo inutile? Molti pennarelli oggi sono saldati e questo è un vero problema. La penna, come il pennarello, non è un imballaggio, quindi non rientra nel sistema dei consorzi, e per questo motivo va purtroppo nell'indifferenziato, pur essendo una plastica. E poi c'è anche il discorso che questa plastica è contaminata dall'inchiostro, ci sono residui di inchiostro, eccetera. Quindi diciamo che quella lettera che fu scritta dai bambini della classe di Rossano anni fa alla famosa azienda che crea le penne, sono delle penne usa e getta. In effetti la nostra antica penna d'inchiostro di China, l'antica penna, bisognerebbe ritornare, no? Perché si può ricaricare, è ricaricabile. Non è un imballaggio, e questo è un problema di progettazione industriale. Oggi c'è la penna che vengono studiate diverse tipologie. Questa è una penna in materiale di legno, no? Residui anche di cartone, ce ne sono di cartone. E noi possiamo, come è stato detto più volte, con la nostra scelta davvero determinare
determinare i prodotti che vengono immessi nel mercato, perché dobbiamo subirli e basta. Quindi diciamo che è uno sforzo inutile, se devo rispondere alla sua ultima parte della domanda. Noi determiniamo. Chiedeva inoltre se, visto che suggerite di non spaventare i bambini, se secondo voi è meglio evitare di far vedere loro le immagini degli animali imprigionati nella plastica. Naturalmente dipende dall'età dei bambini. Ovviamente alle scuole elementari è un'immagine molto forte e non gliela farei vedere. Però nelle scuole superiori sì, si possono far vedere. Sono immagini che terrorizzano, che spaventano anche noi adulti. Ricordo la primissima volta che ho visto la tartaruga imprigionata nella plastica. Sono rimasta molto... C'è un microfono acceso. E sono immagini molto forti, quindi capire a chi indirizziamo questa immagine è importante. Molto più, come ha detto Alexandra, bisogna. Sono immagini raccapriccianti, sicuramente. Chiede anche se i video con la plastica in mare, immagino senza animali, possano essere fatti vedere. E penso sempre all'età, capire rispetto all'età, i bambini troppo piccoli, ma sicuramente loro stessi se ne accorgono quando andiamo purtroppo l'estate al mare, i bambini lo vedono. Oggi gli scienziati dicono che se non facciamo qualcosa entro il 2030 nei nostri mari ci sarà più plastica che pesci, quindi i bambini se ne accorgono che non sono conchiglie ma che sono tappi di bottiglia, e se noi evitiamo di mostrare queste immagini loro stessi hanno questa riflessione sicuramente, magari chiedono ai genitori. Ecco, penso che questo non c'è qualcosa, si può capire cosa si può indirizzare ai bambini e cosa no. Penso che sia rispetto alla nostra sensibilità, non mi sentirei di dire questo sì, questo no, da questa età sì, da quell'età no, tanto oggi è davvero con il bombardamento di immagini che ci sono, è difficile, se non lo mostriamo noi lo vedono da qualche altra parte, penso. Poi oggigiorno in televisione si vedono tante cose brutte a qualsiasi ora, questo del bollino rosso come ai nostri tempi, che non si poteva vedere scene di violenza o scene di sesso alle 3 di pomeriggio, 4 di pomeriggio, li facevano vedere dopo le 9 o addirittura tagliavano i film con queste scene. Oggigiorno i bambini vedono le peggiori cose a qualsiasi ora, e anche lì uno come genitore insegnante uno ha terrore, perciò sicuramente loro lo sanno, l'hanno sentito parlare, però ci deve essere sempre quel messaggio, come lo fa Rossano, di speranza, che noi ce la faremo, che è tutto nelle nostre mani, no? Come dice lui, noi siamo parte del problema e dunque siamo parte della soluzione, noi possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo e
e contribuire. E questo gli va detto al bambino, no? Dice, guarda, non mi prendere quel gelato perché c'è la vaschetta di plastica, c'è il cucchiaino di plastica, vai, si va a prendere il cono, la stessa cosa, senza cucchiaino. Ci sono delle alternative dove uno non crea un rifiuto. E lì si può insegnare al bambino già da quando sono piccoli, o il pesciolino, vai, non gli mettiamo la bustina, togliamo la bustina di plastica nel mare perché povero pesciolino dopo non potrà più nuotare. Ossia, tutti i messaggi si possono dire in una maniera carina, però la cosa più importante, ossia, noi adulti sappiamo che ci dobbiamo dare una mossa perché i tempi stringono e entro il 2030 dobbiamo aver concluso tante cose e siamo un po' in ritardo. Ma quello non c'è bisogno di dirlo al bambino, al bambino gli si dà la speranza, si dice riusciremo nel nostro tentativo e tutto migliorerà. L'invito a vedere un video che quello di Paul Connett, Patrizia, che hai pubblicato sulla pagina dell'Accademia Zero Waste, ed è stupendo, lui è troppo motivante, avrà che non so, 80 anni questo signore, da tutta la vita che lui difende l'ambiente. E lui dice, è divertente, dovete divertirvi, non lo dovete vedere come una cosa noiosa, dovete divertirvi. Ed è così, anche per i bambini, è una cosa divertente, andiamo a pulire la spiaggia, andiamo a pulire il parco, non creiamo altri rifiuti, facciamolo come un gioco. E anche come fa Rossano con il suo teatro delle ombre, e sono tutte cose molto molto belle che avvicinano ai bambini anche con queste problematiche. Spero di aver contribuito in certo senso. Ha fatto cenno a questa nuova avventura della nostra associazione, è l'Accademia Rifiuti Zero Mediterranea. E vi metto qui la pagina dove appunto si vede il video del professor Paul Connett, che è lui che diciamo, ha lanciato nel mondo la strategia Rifiuti Zero, un po' in tutto il mondo, professore universitario della St. Lawrence University di New York. E lui sottolinea, come ha detto Alexandra, spesso questo aspetto. E, quando si comincia a parlare dei temi ambientali, no? Rattrista molto perché vediamo il nostro mare pieno di plastica, e allora lui dice spesso non siate noiosi, è chiaro ci si rattrista, ma fate le cose con leggerezza, con senso, lui parla spesso anche della sensibilità artistica, no? Quindi ecco, è importante avere una dimensione davvero. Sono temi molto difficili, pesanti da affrontare. Ecco, se volete, se vi va, vi do il link, ho trovato, sulla chat, così magari ve lo vedete qualche volta e se vi va di vederlo. E poi diciamo che affrontare questi temi sicuramente noi che dobbiamo divulgare e sensibilizzare, perché appena cominci a parlare di queste cose, no, per favore, basta, non voglio sapere nulla, è pesante, ma trovare degli strumenti, riflettere come coinvolgere è molto importante, dire piuttosto, come ho detto prima, dire come è bene fare, invece di dire non fare, ecco, questo in generale. Sì, allora ho letto in chat, ma le ho consentito mettere nella raccolta del multimateriale leggero anche il giocattolo di plastica oppure la padella di alluminio, che naturalmente non sono imballaggi.
quindi dobbiamo pensare che sono oggetti destinati all'inceneritore di Torino, oppure anche gli oggetti non imballaggi possono essere riciclati. Allora, una delle filosofie è anche il riparo, il riuso, e ci sono questi centri di riparazione, anche dei giocattoli, e anche una, per esempio, una padella di alluminio, è meglio che vada conferita lì dove il consorzio dell'alluminio dopo può riciclarla. E una cosa che io ho imparato, mi è accesa la lampadina solo qualche mese fa, sempre parole di Rossano, ha detto: noi in Europa non abbiamo i minerali, noi abbiamo la cultura, abbiamo la storia, tante cose bellissime, l'arte, l'architettura, la scultura, Rinascimento che è nato a Firenze. Abbiamo delle cose spettacolari, ma tante materie prime noi non ce le abbiamo in Europa. E poi inizieremo a diventare, a dipendere sempre di più degli altri paesi, no? Come diceva anche Rossano nell'ultimo intervento, quello scorso, che tutte queste materie rare, il 95%, sono in possesso della Cina. Perciò, se noi mandiamo all'inceneritore e non ricicliamo tutti questi materiali che per noi in Europa sono preziosi, ed è preziosa la plastica, perché noi il petrolio non è che ce l'abbiamo, sono materiali che noi dovremo riciclare a ogni costo e darci da fare di non usarli per questioni di usa e getta, ecco, perché dopo non è in riciclaggio è circolare. E perciò sì, spesso questi oggetti finiscono nell'inceneritore anche per far prima, per smaltire questi rifiuti, ma dobbiamo pensare che non è un rifiuto, sono soldi che noi stiamo bruciando, sono i nostri soldi che stiamo dando via. Mi vengono in mente i negozi dove uno va e porta l'oro, no? Impegno, ossia l'oro, a uno non gli verrebbe mai in mente di mandare all'inceneritore per essere bruciato, e lo stesso vale per tanti tanti rifiuti di cui noi i minerali non ce l'abbiamo in Europa, e diventeremo sempre più dipendenti già ora, no? Dipendiamo da altri paesi, potrebbe diventare un grande problema, non da raccontare ai bambini. Non ci sono altri interventi, non vedo altre domande. Ok, se non ci sono altri interventi, possiamo rimandarvi al prossimo incontro. Patrizia, vuoi dire qual è il prossimo incontro? Non me lo ricordo. Il prossimo incontro sarà il 15 marzo, al momento però mi sfugge l'argomento, però ovviamente verrà mandata un'email con tutti i dettagli. Ok.
Ricordo a tutti che in chat c'è il link per firmare la propria presenza, ma comunque ci sarà anche nell'email che verrà mandata una volta che questa registrazione è caricata in internet. Il prossimo incontro, trovato, sarà il 15 marzo e sarà sull'impronta ecologica, consumi e stili di vita, e ci sarà Yolanda Roperti, che è un'insegnante della scuola primaria, e Laura Lopresti, che per Zero Waste Italy cura i comuni rifiuti zero in Italia. Sapete che in Italia più di 300 comuni hanno aderito al percorso Rifiuti Zero con una delibera di giunta. I comuni si impegnano a seguire quelli che noi chiamiamo i 10 passi verso Rifiuti Zero. Sono 10 diciamo prassi per poter arrivare a una buona raccolta differenziata attraverso il porta a porta, il riuso, attraverso i centri di riparazione e riuso, e il centro di ricerca, il primo a essere istituito in Italia è proprio quello di Capannori, l'abbiamo detto all'inizio di questo incontro. Quindi avrete davvero una grande visione, diciamo, completa su più aspetti. Poi il 29 marzo sarà ancora l'altro con le terre rare che sono state citate prima, e proprio sono questi materiali preziosi con i quali vengono fatti i nostri cellulari, smartphone, con una diciamo un investimento da parte spesso di bambini che sono sfruttati. Ecco, parlerà di tutto questo, c'è un davvero incredibile, un universo incredibile, molto pensare. E poi ci sarà con lui anche Yolanda e Claudio Tedeschi, che è un imprenditore che ha un'azienda vicino a Bologna, la Dismeco, per il recupero e il riutilizzo dei prodotti RAE, degli elettrodomestici e materiale elettronico. Penso sia, se non ci sono le altre domande. C'è un'ultima domanda, o almeno un'altra domanda in chat. Viene chiesto se la cassetta di legno la si può smaltire nel rifiuto indifferenziato quando ne ha una sola o dove va smaltita. Allora, se è una cassetta di legno molto rovinata, c'è della pittura, c'è materiale, diciamo, diventa che non si può riciclare, va nell'indifferenziato, ma altrimenti si può spezzettare, si può ridurre a piccoli pezzetti, può essere anche utilizzato se si ha un camino, oppure può andare nel rifiuto vegetale, insomma, negli scarti vegetali, se è di legno. Bene, allora grazie a tutti, e seguiteci sul nostro sito zerowasteitaly.org o sui nostri canali social. Siamo su Facebook Zero Waste Italy, Centro di Ricerca Rifiuti Zero, l'Accademia Rifiuti Zero Mediterraneo, sia su Facebook che su Instagram. Grazie mille e grazie per l'opportunità anche che ci date per parlare di temi che ci stanno molto molto a cuore. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci.